ringraziare anche la Fondazione Cari Parma, devo dire, e devo dire anche un grazie particolare perché quest'anno ci hanno aumentato anche il contributo e questo è stato per noi estremamente importante in questo momento difficile, quindi questo è stato un segnale importante. E voglio dire anche che non siete solo quelli che mettono i soldi, cioè nel senso siete dei partner, no? così come tutti quanti, nel senso stiamo facendo un lavoro insieme, ognuno mette delle competenze e quello che diciamo ha da spendere per questa situazione. Ringrazio ovviamente l'assessore Guerra, di solito non sono tipo da ringraziamenti, però quest'anno siamo a 25 anni, c'è una storia lunghissima e voglio ringraziare l'assessore Guerra, perché l'assessore Guerra ci ha, dopo tanti anni di difficoltà, rinnovato una convenzione, diciamo si è dimostrato estremamente sensibile nei confronti del nostro lavoro, così come sensibile nei confronti di tutta la realtà cittadina che è, io ci tengo sempre a dirlo, estremamente importante. Cioè abbiamo una città che dal punto di vista probabilmente non tanto dell'ospitalità, no? Probabilmente i soldi nostri non vengono spesi tanto per invitare persone a fare delle cose, ma ci sono delle realtà produttive estremamente importanti in città, cioè ci sono degli artisti che si muovono per il mondo e che lavorano qua, che hanno la sede qua e che presentano delle produzioni qua. E questo credo che sia una caratteristica di Parma che troppo spesso non viene sottolineata a sufficienza. Io sento sempre dire, Reggio Emilia, le cose, la gente va. Sì, probabilmente la gente va di più a sentire le cose a Reggio Emilia, ma Reggio Emilia non ha una struttura produttiva così come quella di Parma. E questa è una cosa che secondo me che dobbiamo, di cui dobbiamo essere anche orgogliosi, non tanto per campanilismo, per carità di Dio, ma proprio perché è una realtà che dobbiamo avere ben presente. E ringrazio molto anche la dottoressa Canova e naturalmente Simone Verde per la concessione dello spazio. E, è importantissimo secondo me che questo spazio viva in qualche modo, nel senso che questo spazio è sì il complesso monumentale, no? Chiaramente, ma è un teatro ed è un teatro nel quale sono successe delle cose molto importanti, c'è stata un'opera di Monteverdi anche lì dentro. Allora è estremamente importante che questo teatro continui a vivere, no? E soprattutto è estremamente importante che dentro quello spazio, che è uno spazio antico, vengano cose di domani, di oggi e di domani, speriamo il più possibile di domani anche, no? Questo. E naturalmente entrare in quello spazio dove appunto Monteverdi ha fatto risuonare la sua musica è anche una responsabilità dal punto di vista artistico molto forte, no? Nel senso che parlavo con Gianluigi Trovesi che farà l'inaugurazione e mi ha raccontato che una volta ha fatto un concerto a Venezia e in una chiesa e poi si è voltato e dietro c'era la tomba di Monteverdi, dice se l'avessi visto prima non l'avrei suonato, no? Questo. Quindi diciamo c'è una responsabilità molto, molto grande da parte nostra nei confronti di questo utilizzo di questi spazi, no? Che devono risuonare di musiche di oggi, di domani, ma con l'idea importante di una tradizione. E siamo nell'ambito dei latinismi oggi, allora io ricordo sempre questa cosa che il concetto di tradizione è un concetto importante, ma viene da tradere, e tradere vuol dire prendere qualcosa e portarlo da un'altra parte. Allora noi vogliamo prendere le cose del passato e portarle nel futuro, e questo secondo me è una cosa estremamente importante, soprattutto oggi, in questo anno che è l'anno di Parma Capitale, l'anno dei 25 anni di Parma Frontiere, ma è anche un anno che è stato un anno di grande dolore ed è un anno in cui siamo sempre ancora oggi sul filo del rasoio, no? Chiaramente, siamo tutti qui mascherati. Ecco, questo è, io credo che sia estremamente importante ricordare questo significato della parola tradizione. Abbiamo voluto iniziare d'estate quest'anno, perché appena diciamo il problema che veniva accennato adesso, no? La cultura, gli operatori culturali, gli artisti, come hanno sofferto questa cosa. Io vi posso dire semplicemente che esiste questo ruolo, no? degli intermittenti. Gli intermittenti sono i musicisti, per esempio, che non sono
assunti da un'orchestra, ma che sono dei liberi professionisti. Questi intermittenti sono stati mesi e mesi senza poter lavorare, proprio zero, no? Questa è la cosa, no? Allora il problema non è soltanto il nostro settore è un settore debole, fragile, ma è un settore debole e fragile perché mancano le leggi per questo settore. Cioè, anche questa è un'altra cosa che la gente probabilmente non conosce a sufficienza, no? Sembra sempre che cioè, i musicisti non suonano tutti i giorni, si preparano, scrivono la musica, si preparano con lo strumento, poi hanno un concerto, poi c'è un'altra preparazione, poi un altro concerto. Tutti questi momenti, diciamo, senza concerti non sono ovviamente pagati, e quando succede una cosa come quest'anno viene tutto bloccato. Quindi quando siamo trovati a giugno, in cui le cose hanno cominciato a riaprirsi, abbiamo deciso di mettere in campo 3 concerti che abbiamo fatto qui nel cortile della Casa della Musica. E a proposito della Casa della Musica, io voglio anche spendere una parola per ringraziare tutto il lavoro dell'ufficio qua, ma soprattutto anche una figura importante che adesso è purtroppo ha interrotto il suo lavoro perché è andato in pensione, che è Mariella Zanni, e vorrei un applauso per Mariella. Mariella abbiamo collaborato praticamente per 20 anni, no? E quindi lei devo dire che ci ha molto aiutato e ha risolto anche alcuni nodi, alle volte burocratici, che andavano oltre le mie competenze. E abbiamo deciso di fare questi 3 concerti, che è stato subito un segnale perché il desiderio era quello di ripartire. Ed è stato anche strano trovarsi in mezzo alla gente dopo mesi che eravamo chiusi in casa. Io lo dissi anche qui al pubblico e dico, è una sensazione bellissima ma anche un po' straniante, no? Perché improvvisamente ci siamo trovati là dove il nostro lavoro succede, cioè su un palco, ma diciamo davanti, in mezzo alla gente dopo tanti mesi. Allora, il programma di quest'anno è un programma che è declinato all'Italia, nel senso che abbiamo ovviamente deciso di favorire i musicisti italiani, anche per ovvie motivazioni, viaggi, no? Che non si sapeva se sarebbero potuti avvenire. Ora, ma non è stato senz'altro un ripiego, nel senso che da sempre noi abbiamo avuto un'attenzione molto forte verso i musicisti italiani. La caratteristica del festival, io ogni anno la ripeto, è quella appunto della produzione, della formazione e dell'ospitalità, messe anche in questa scala gerarchica, se vogliamo, nel senso che io ho sempre interpretato questo festival, la creazione di Palma Frontiera, come un gruppo di musicisti che potesse, così come una compagnia teatrale che ha, diciamo, una sede, che ha la possibilità di esprimersi e quindi di produrre culture, di produrre spettacoli e concerti nel nostro caso. E abbiamo cercato di, come sempre, di andare attraverso le frontiere, no? Le frontiere dei linguaggi. Voi vedete che in questo programma ci sono musicisti che hanno una storia all'interno dei linguaggi del jazz, anche tradizionali, ma che poi hanno cambiato, che poi sono andati appunto attraverso le frontiere, queste frontiere che noi vediamo come un luogo di incontro, come una terra di nessuno nella quale, diciamo, possono succedere degli incontri e possono accadere delle cose e soprattutto far accadere delle cose che prima non c'erano. Ecco, questo è estremamente importante. Abbiamo l'apertura con Gianluigi Trovesi, con l'Orchestra Salmeggia, ed è anche un programma, io credo, estremamente adatto al luogo, perché Gianluigi Trovesi anni fa venne anche qui a Parma al nostro festival a presentarlo, fece un lavoro che poi fu pubblicato per l'etichetta ICM, che si intitolava Profumo di Violetta, ed è un lavoro sulla storia dell'opera, naturalmente riletta attraverso la sua riscrittura musicale. E questo è un po', diciamo, una costola di quel lavoro, nel senso che allora era una banda musichè, una banda di fiati, e invece oggi è un'orchestra d'archi. Gli arrangiamenti li ha fatti il maestro Guarino, e che dirigerà anche l'orchestra, e ci sarà anche con loro questa vecchia conoscenza, Fulvio Maras, che ha anche partecipato tanti anni alla Parma Frontiera Orchestra.
ecco, e quindi ci sarà una anche qui ci sono arie d'opera, ci sono diciamo riletture di opere da Purcell, da Verdi, questo. E abbiamo poi il giorno dopo ci sono io con la Parma Frontier Orchestra e presento questo nuovo lavoro che mi ha molto impegnato in questi mesi, che è uno Stabat Mater, che erano tanti anni che diciamo desideravo comporre questo lavoro, e quest'anno è venuto il momento, evidentemente. È stato un lavoro, diciamo, per me molto, molto vissuto, molto, molto, sempre molto bello, no? Nel senso che io ho una concezione anche molto performativa della composizione, quindi per me è come stare sul palco per un mese o due mesi, il tempo del corso, un po' la stessa cosa, cioè io cerco di ricreare un po' la stessa emozione del suonare in pubblico quando scrivo, per me è molto importante questo. E, naturalmente ho affrontato questo lavoro che è stato per me appunto impegnativo, anche perché ovviamente i riferimenti sono molto alti, perché tantissimi compositori eccellenti che hanno fatto la storia della musica hanno affrontato questo testo, che credo che è di Jacopo Nezzatoli, e credo che sia uno dei testi più belli, no? relativi proprio al dolore di una madre nei confronti di un figlio. Poi, ecco, in questa occasione sono con la Parma Frontier Orchestra, dopo diversi anni, no? Perché l'ultimo concerto è stato nel 2015 della Parma Frontier Orchestra al completo, quando abbiamo fatto l'omaggio a Giorgio Gaslini. L'orchestra ha 4 dischi al suo attivo, negli anni non siamo mai più riusciti a farlo perché mancavano le risorse. Quest'anno tra una cosa e l'altra siamo riusciti invece a destinare un contributo importante alla realizzazione di questo lavoro. L'orchestra non è al completo, nel senso che mancano alcuni musicisti, ci sono soltanto 10 musicisti e una cantante, anziché 15 come era organico quello che potete ascoltare sui dischi, ma comunque è un ritorno anche molto importante, perché è stata una orchestra che ha fatto un po' la storia di Parma Frontiere per tanti anni, e in questo anno che è il 25esimo mi sembrava una cosa bellissima farla. È un'orchestra che tra l'altro ha al suo interno anche alcuni nuovi musicisti, per esempio Luca Percivalli, che è un chitarrista, un giovane chitarrista, Andrea Rossi, contrabbassista, ecco, ci sono alcuni elementi nuovi dentro l'orchestra. Ecco, poi abbiamo, non descriverò tutti i concerti, ma diciamo abbiamo anche Stefano Battaglia in trio, con Roberto Dani e Salvatore Maiore, qui alla Casa della Musica, e poi ci sarà Enrico, ci sono diversi pianisti quest'anno, Fabrizio Taviucci è un pianista che si occupa di solito di musica contemporanea, ma farà un programma che abbiamo deciso insieme appunto anche con Terry Riley, con dei musicisti del minimalismo americano. Facevo un'intervista stamattina per Radio 2, no? E dicevano appunto, hanno fatto sentire durante l'intervista questo brano, un brano che Taviucci ha suonato appunto di Terry Riley. E io ho preso questo brano come un esempio di frontiera, nel senso che il minimalismo americano senza la musica jazz, senza la musica afroamericana non sarebbe stato possibile, per esempio. Ora qualcuno combatte aspramente il minimalismo americano, ma comunque è una musica che ha fatto la storia del Novecento, ovviamente. E quindi ecco, in questo senso è importante la frontiera, ed è importante nella tradizione l'assimilazione dei differenti linguaggi della contemporaneità. A me piace sempre parlare non di tradizione, ma di tradizioni, no? Le tradizioni della contemporaneità. Poi abbiamo il vincitore del premio Gaslini, vincitore, l'assegnatario del premio Gaslini, perché non è un concorso, ma è un premio che viene destinato a un musicista scelto da questa giuria nella quale è presidente Franco D'Andrea, Giacomo Tommaso e il sottoscritto.
sempre insieme al comune di Borgo Taro e all'istituto Manara abbiamo deciso, e alla vedova Gaslini, da quando è morto il maestro, abbiamo deciso di dedicare un premio, e ogni anno il vincitore di questo premio viene a suonare al nostro festival. Quest'anno è un giovanissimo clarinettista milanese che però vive tra Copenaghen e Parigi, si chiama Federico Calcagno, e nella stessa serata si esibisce anche Francesco Fiorenzani, che è un giovane chitarrista. Questo concerto di Fiorenzani è all'interno di un progetto del MIBAC che si chiama Young Generation. Il MIBAC ha destinato un fondo apposta, diciamo, e ha fatto un bando per gli under 35 per poter fare in modo che anche i giovani abbiano uno spazio importante. Enrico Pieranunzi è un pianista che tutti conoscete, è un pianista uno straordinario esecutore, anche uno straordinario interprete di musica classica, un musicista di jazz fenomenale, ha delle collaborazioni internazionali molto molto importanti e si esibirà qui in piano solo. E il suo percorso va da una sonata di Scarlatti o a un blues, a un brano di jazz, a una sua composizione. È un programma molto, molto misto, diciamo. Abbiamo una collaborazione il primo novembre con il Festival di Rumore del Lutto. Sì, da qualche tempo loro hanno cercato una collaborazione, quindi io presenterò il mio concerto Western Silence, questo di contrabbasso solo, all'interno del nuovo cartellone. Il concerto è stato anche messo qua per una collaborazione, ma in realtà è un concerto, diciamo, che ha organizzato dal Rumore del Lutto. Abbiamo due appuntamenti all'Ape Museo. Abbiamo l'appuntamento per quello classico, diciamo, che è un po' anche il cuore del festival, che è una stanza per Caterina, dedicato a Caterina Dallara. È un concerto a inviti, nel senso che è un concerto, diciamo, nel quale la famiglia invita gli amici, e poi rimangono dei posti, e questi posti sono prenotati dalle persone che telefonano all'ufficio di Parma Frontiere, viene fatta una lista d'attesa e questo. Quest'anno la caratteristica di questo concerto è che c'è sempre almeno una interprete femminile, no? Quindi una musicista, una cantante, un'attrice. E quest'anno ci sarà questa giovane violinista, Anaïs Drago, che io ho avuto il piacere di ascoltare quest'estate, appunto quando c'era questa ricerca di una musicista che potesse venire a suonare. E ho trovato questa incredibile violinista, e quindi avremo il concerto dedicato a Caterina all'interno dell'Ape Museo. E poi un altro concerto avremo all'Ape Museo, anche che è quello di Marco Colonna, è un clarinettista romano, un incredibile musicista. Naturalmente gli spazi all'Ape Museo, il numero di posti non sono tanti, però c'è la possibilità di avere una sala sotto e di avere uno streaming in diretta, diciamo, nella sala sotto. E quindi diciamo che sono pochi, però forse riusciamo ad avere comunque il numero quasi, quasi come quello dello scorso anno. Prosegue la collaborazione anche con Feltrinelli, c'è qui Roberto Ceresini, che io ringrazio, e avremo una presentazione di libri. A causa del Covid, diciamo, nella sede di Feltrinelli ci sono un po' di problemi per l'affollamento con il pubblico, e quindi abbiamo deciso di spostarci all'ostello dentro la cittadella, in questo nuovo spazio della cittadella, che tra l'altro è tenuto da alcuni ex studenti del corso di jazz del conservatorio, quindi mi sembra proprio un posto ideale. E dunque, io adesso dimentico forse qualcuno, no, mi sembra di no. Ci sono due conferenze di Luca Percivaldi, che è una sull'elettronica, sul tipo dell'elettronica nel Novecento, nella musica del Novecento.
Novecento e un'altra ripercorrerà un po' la storia di Parma, dei 25 anni di Parma Frontiera, cercando quelli che sono i fili rossi che all'interno della programmazione hanno mantenuto, diciamo, una struttura salda negli anni. Io voglio anche ringraziare alcune persone che sono il nostro ufficio stampa, Lorenza Somogi Bianchi, e soprattutto voglio ringraziare Sara Zanotti e Sofì Volski, che diciamo, io per motivi personali quest'anno sono stato particolarmente assente perché non ero qui in città, ma loro, diciamo, hanno svolto come sempre un lavoro impeccabile, e quindi le ringrazio moltissimo, perché io dico sempre anche ai giovani musicisti: ricordatevi sempre che quando salite sul palco, invece di lamentarvi perché qualcosa non funziona, pensate che c'è stato un lavoro prima di permettervi di salire su quel palco, che è durato mesi, no? E le persone che sono spesso dietro le quinte, ma si sono dedicate a questo lavoro. Io spero di non aver dimenticato nulla e vi ringrazio molto. Abbiamo confermare l'utilità. Esattamente. Abbiamo il tradizionale appuntamento per i giovanissimi. Abbiamo ideato anni fa questa formula che si intitola Cartoons, dove ci sono dei giovani musicisti con un'attrice, Sabina Borelli, quest'anno, e presentano sempre un programma di musiche, diciamo, dai cartoni animati, no? O un solo cartone animato, come l'anno scorso fu di Aristogatti. Quest'anno invece è dedicato alla giungla, no? Quindi ai film che hanno come motivo il motivo della giungla, quindi gli animali della giungla. E questo concerto è al ridotto del Teatro Regio, ed è un concerto che è sempre tutto esaurito, diciamo, ed è un grande per questa cosa. Io termino dicendo che questi concerti, questo lavoro che facciamo è fatto per la città ed è fatto per il pubblico, quindi diciamo si realizza in questi giorni di concerto, quindi io invito, diciamo, cittadini di Parma, tutti quanti, a venire a questo concerto, a questi concerti. C'è sempre questa ombra della difficoltà di questo festival, no? Che anche stamattina un'altra intervista è venuto fuori questo discorso, perché è un festival che ha un impegno intellettuale, perché è un festival che rispetto ad altri festival jazz non è, diciamo, in linea, eccetera eccetera. Non è in linea, no, questo lo dico, ma non è in linea non sia in linea nella profondità della cosa, e voglio che non sia in linea perché è un festival che ha una sua originalità, no? E io credo che le persone che vengono sono sempre rimaste contente, no? Nel senso che è più una situazione che si è creata negli anni, purtroppo, alle volte, no? In cui questo festival sembra un festival di musica difficile, forse perché lo presentiamo in un modo, non lo so, in un modo sbagliato, forse è stato, non lo so, però quello che io dico è semplicemente che è un festival che ricerca la poesia e che ricerca, diciamo, il rito della socialità del concerto. Questo secondo me è una cosa estremamente importante, soprattutto è un festival di cui io mi prendo la responsabilità, nel senso che io credo che ci sono molti direttori artistici che non fanno i direttori artistici, no? Allora io credo che ci debba essere una linea comunque, cioè le cose devono avere una loro personalità in qualche modo. E io cerco di, diciamo, di regalare, no? con i soldi pubblici a le cose che penso che siano importanti, ecco questo. Cioè io faccio questo lavoro in grande onestà, non è il mio lavoro, nel senso che io sono un musicista e un insegnante, quindi diciamo non percepisco uno stipendio per fare questo lavoro, anche se mi impegno molto. Ma voglio dire, cerco di presentare delle cose che trovo profonde, che trovo adatte e trovo che sia giusto, diciamo, e onesto presentare queste cose. Vi ringrazio molto.